La mattinata su Radio Onda Ligure, noi spesso e volentieri a quest'ora del mattino ci divertiamo un po' anche a disturbare telefonicamente i personaggi del mondo dello spettacolo e i nostri amici. Per esempio, andiamo a vedere se a quest'ora del mattino è sveglio Massimo Ranieri. Andiamo a vedere, proviamo a fare una telefonata a vedere se Massimo ci risponde al telefono. Secondo me a quest'ora dorme ancora, non lo so. Dorme ancora sveglio Massimo a quest'ora? Pronto? Ciao! Ciao, buongiorno, sto come dicono a Roma, sto con un maritozzo in bocca, cioè sarebbe un cornetto, cappuccino, sveglio da una mezz'oretta, non di più, ma noi in questa splendida cittadina che io, devi sapere, posso raccontare un piccolo aneddoto, come direbbe Totò? Vai! Ma per me la colpa è proprio un fulmine, risale esattamente a 49 anni fa, alla partenza di un cantagiro, che partiva da Alassio, e mi innamorai di una mia coetanea, avevo 15 anni, 16 anni, e non l'ho mai più vista. E allora magari la vedi domani sera al concerto? Chi lo sa, ricordo meraviglioso. Ma sai che potremmo fare un caramba che sorpresa? Cioè, esattamente. Cioè tipo per esempio, dici un qualcosina di più, era bionda, bruna, Io sono vecchio e mezzo ricoglionito. Adesso pretendo un po' troppo. Comunque, buongiorno a tutti. Buona giornata. Buongiorno, Massimo Ranieri con noi. La Ligure è sempre meravigliosa. Vabbè, è uno schianto come al solito. Meraviglioso. Sta veramente da dei qui. Sì. E poi domani sera c'è l'attesissimo appuntamento con il tuo concerto in una location davvero splendida sul porto di Alassio. Insomma, molto, davvero. Molto. Io credo di esserci stato tanti anni fa, non mi ricordo quando, ma comunque ci sono già stato. Senti, tu mi sa che sei stato dappertutto più di una volta. C'è una località in Italia dove non hai mai suonato? No, no, sinceramente ogni tanto mi guardo la carta geografica, sto in macchina così per andare, che mi sposto da una regione all'altra, non una città, da una regione all'altra, e dico qui sono stato, ah cazzo, pure qui sono stato, ah però pure qua sono stato. Praticamente in tanti anni l'ho fatto dentro e fuori e devo dire è un paese meraviglioso. E allora guarda, rigiro la domanda diversamente, c'è invece un sogno, c'è un palco che ti manca, che dici guarda lì non ci ho mai suonato e mi piacerebbe una volta nella vita? Guarda, ho avuto questa gradita sorpresa nella cassa della Befana, che è arrivata un po' più tardi a me, un mese fa, quello di aprire l'Umbria Jazz Festival. E devo dire, mai al mondo avrei immaginato, forse non era neanche nei miei sogni, perché sono talmente lontano ovviamente da quel genere, però sai, tutti gli anni quando leggi apertura dell'Umbria Jazz Festival, dico però mi sarebbe piaciuto essere per un attimo un cantante jazz per aprire per partecipare all'Umbria Jazz Festival. Addirittura me l'hanno fatta aprire l'Umbria Jazz Festival, è stato un sogno veramente che ancora sogno. E tu di sogni te ne intendi, poi d'altra parte sogni e sei desto, giusto? Citando. Io sono sempre desto, perché come dicono a Napoli, con un occhio friggo il pesce e un altro guardo la gatta. Ah, questa mi mancava. Con un occhio sto lì in cucina che friggo il pesce e un altro devo guardare la gatta che non mi freghi il pesce dalla padella, capito? Perché siamo sempre sognanti e destanti. Senti, qual è il repertorio che porti in scena nella tua tournée? Che cosa ascolteremo ad Alassio? Ma sai, il mio repertorio è abbastanza avariato, diciamo, nel senso abbastanza variegato, nel senso che parto, ovviamente ci sono i miei cavalli di battaglia, da Rose Rosse, Verba di casa mia, Se bruciasse, Perdere, Vent'anni e quant'altro, La voce del silenzio e quant'altro, poi ci sono alcuni classici napoletani, da vedi Carosone, vedi Mimmo Modugno, poi ci sta uno splendido Tenco, un meraviglioso Aznavour, e poi ci sono alcune mie macchiette che ho portato proprio già in gennaio scorso a Sogno e Sandest in televisione. Insomma è uno spettacolo molto vario, proprio non è un concerto, né uno spettacolo, sì, è uno spettacolo, un piccolo musical, un piccolo varietà, insomma la gente ha di che divertirsi, se così posso dire, mi auguro. Senti, hai citato Charles Aznavour, che ha 92 anni, ancora in tournée, ancora un incredibile. È ancora un ragazzino. È un riferimento in qualche modo, Aznavour, per te anche. Non è un riferimento, è un faro. È un faro, dà la luce a tutti quelli che vogliono, almeno per quanto mi riguarda, lo dico sinceramente, senza nessuna. Per quelli che vogliono fare e che hanno sognato di fare questo mestiere, ma come inteso da lui.
è un faro. Io ho sempre guardato a lui, ho guardato a Aznavour, a questi grandi chansonnier, che non c'entro niente, perché io sono un cantante melodico, sono un cantante di voce, come mi hanno sempre definito, però poi piano piano negli anni mi sono sempre avvicinato più a lui che a un cantante vero e proprio, che a Sinatra, non so come spiegarti. Mi sono sempre avvicinato sempre più a lui perché mi affascinava la famosa Rive Gauche, ecco, chiamiamola così, no? Gli autori, i maledetti, diciamo così. Allora, appuntamento domani sera con Massimo Ranieri ad Alassio, nella città del Muretto, appuntamento valido anche per insomma chi ti aveva conosciuto quanti anni fa, abbiamo detto, al Cantagiro di 49 anni fa. E magari si sta ascoltando, è all'ascolto. Chissà. No, aspetta, chiariamo bene, non ci fu niente, ci fu un bacetto sul predellino che io salivo sul treno, perché poi partiva il tour per l'Europa, era il Cant'Europa. Ci fu proprio un bacettino veramente innocente, veramente proprio da fanciullo, insomma, lei era una fanciulla in fiore sicuramente, stava sbocciando in quel momento, io ero completamente cretino, più di adesso, lui era imbambolato da questa storellina d'amore che era nata in quel momento, due giorni prima, ma niente di più. Guarda, qua è scattato l'applauso, è una storia bellissima, chissà, magari, voglio dire, potrebbe essere domani sera. Grazie Massimo, ci vediamo ad Alassio domani. Grazie a voi e buona giornata. Ciao. Tanto sole e tanta vita.